Buongiorno, bentrovati a questa nuova edizione di Diretta Versilia, insieme come ogni giorno per commentare i fatti di metà giornata e insieme ai nostri ospiti in studio valutare le notizie di attualità di oggi. Come sempre con i nostri ospiti, che vado a presentare il nostro ospite di oggi, è tornato a trovarci Giampaolo Bramanti. Buongiorno. Buongiorno Federico. Giampaolo Bramanti, come sapete, è candidato sindaco a Forte dei Marmi per una coalizione di centrodestra unita nella lista Legati o Legati al Forte. Era stato con noi qualche settimana fa, all'indomani praticamente dell'ufficializzazione della sua candidatura, che in realtà è partita praticamente già nell'autunno scorso, e ora siamo già più a ridosso della scadenza, perché adesso abbiamo la data, dopo tanto attesa, quella dell'11 di giugno, è il giorno delle elezioni a Forte dei Marmi, turno secco perché sappiamo che si gioca tutto in un'unica volta alle urne. A distanza dunque di settimane, questa campagna elettorale intanto come sta andando e come è stata impostata? Ma io sono decisamente contento di quello che stiamo facendo e dei riscontri che abbiamo quotidianamente nell'incontrare i nostri concittadini. L'impostazione della mia campagna, della nostra campagna elettorale è praticamente sempre la medesima. Le nostre tre parole chiave, sicurezza, decoro, identità, sempre più convintamente le stiamo portando avanti. E le porteremo avanti se ci sarà concesso come intendiamo noi. Sul piano prettamente politico, ho detto le forze tradizionali del centrodestra unite in questa lista. Dunque, Fratelli d'Italia, Lega Nord, che è stata la prima a sostenere la candidatura di Bramanti, Fratelli d'Italia, Alleanza per Forte dei Marmi, con Luca Pedretti che ha subito sostenuto il progetto, e appunto Forza Italia, anche se qualcuno alla presentazione di qualche settimana fa ha notato l'assenza vistosa del sindaco di Pietrasanta Mallenni, che è il referente principale in zona. Come mai era assente? Qualcuno ha anche tentato di dire forse non appoggia davvero Bramanti. Ma queste qui sono tutte delle illazioni gratuite, delle maldicenze. Mi sono sentito dire: vergogna, sei dietro i simboli dei partiti. E io qui ho la possibilità di esternare non la mia vergogna, ma la mia enorme soddisfazione dopo circa 15 anni di avere ricompattato il centrodestra intorno a un personaggio. Detto questo, col sindaco Mallegni non c'è nessun tipo di diatriba in corso, lui non è stato, è stato impossibilitato a venire quei giorni lì perché aveva degli impegni fuori dal comune. Tant'è vero che qui dichiaro tranquillamente che domattina alle 11 presso la nostra sede a Forte dei Marmi ci sarà un incontro con la cittadinanza per dibattere le problematiche a noi care e il sindaco Massimo Mallegni personalmente mi ha confermato la sua presenza in appoggio e per far vedere che non c'è nessun tipo di diatriba. Quindi questo dovrebbe chiudere i sospetti, le dicerie che ci sono state. Secondo me chiaramente sì, poi se qualcuno si vuole ancora divertire a inventare delle cose totalmente di fantasia che si diverta pure. E a proposito di voci e rumors, si sono lette varie notizie arrivate alla stampa in questa mattina, tra l'altro proprio sulla Nazione, che riguardano altri candidati. E questo perché il Movimento 5 Stelle, come lei ben sa, ha rinunciato di fatto a presentare un candidato sindaco a Forte dei Marmi, smarcando, si può dire, Enrico Ghiselli, l'architetto che in questi anni era stato molto attivo, anche critico nei confronti dell'amministrazione. Secondo lei c'è ancora qualche carta da giocare, c'è ancora qualche tassello che deve andare al suo posto in questo scacchiere politico? Può darsi di sì, può darsi di no. Questo qui dovrei avere la palla da mago o telma per poterti rispondere in maniera precisa. Quello che posso affermare tranquillamente è che per quanto mi riguarda, per quanto riguarda la nostra coalizione, continuiamo serenamente e tranquillamente a camminare guardando in avanti e non andando a essere coinvolti in giochi altrui. E quindi la coalizione, il gruppo a questo punto è chiuso e lavora sul Direi campo. e dico sicuramente di sì, ci potranno essere uno o due ritocchi dell'ultimo momento, ma non,
in questo momento direi che siamo a posto così. Invece, a proposito di Movimento 5 Stelle, notizia di questa mattina, sull'altro comune che ha il voto in Versilia, Camaiore, è arrivata la conferma, l'ufficialità del simbolo per Francesco Ceragioli, dunque ci sarà invece a Camaiore un candidato sindaco, lo abbiamo incontrato. Dopo lunghissime settimane di attesa che avevano fatto temere un forfait come Forte dei Marmi, è arrivato l'ok dal Movimento 5 Stelle di Roma alla candidatura di Francesco Ceragioli a sindaco di Camaiore. L'ex funzionario IMEG, oggi in pensione, presenterà la sua lista con il simbolo del movimento di Beppe Grillo. Già candidato con una lista civica nel 2012, con un passato di area centrodestra, attivo nel volontariato cattolico e non solo, Ceragioli non ha mai ricoperto incarichi amministrativi pubblici, uno dei requisiti per ottenere la benedizione dei grillini. In questi mesi, da novembre ad oggi, abbiamo fatto quel lavoro oscuro, portato avanti tutti i punti per approfondire e per sviscerare quelle che sono le problematiche del territorio e le priorità del nostro comune. La linea da seguire è quella del movimento, nessun apparentamento con altre liste o partiti. Ci auguriamo che noi stessi possiamo andare al turno successivo del ballottaggio, ma qualora non ci andassimo libereremo e secondo coscienza tutti i nostri elettori a decidere. Qualora fossi eletto sindaco della città di Camaiore, il primo impegno che prenderò sarà quello di devolvere lo stipendio al netto delle tasse e delle spese in un fondo che l'Assemblea dovrà decidere, credo, al credito delle micro aziende, le piccole aziende, come il movimento sta portando avanti a tutti i livelli, sia nazionale che regionale. Ceragioli è il quinto candidato a sindaco per Camaiore, accanto al primo cittadino uscente del Dotto, Giampaolo Bertola per il centrodestra, la lista civica di Marco Daddio e l'area sinistra di Ilaria Duccini. Queste le prime parole dunque di Francesco Ceragioli ufficialmente nella corsa per la poltrona di sindaco di Camaiore. Ci sono un paio di spunti che volevo commentare con Bramanti qua in studio. Intanto la proposta che ormai è comune al Movimento 5 Stelle è sulla questione dello stipendio del sindaco. Ma secondo lei è una proposta interessante e utile o è più forse un gesto simbolico che rientra nella politica di quel movimento? Personalmente penso che sia un qualche cosa di simbolico che rientra nel Movimento 5 Stelle. Comunque, perfetto, bravissimi loro. Io all'inizio mi sono sentito di dire chiaramente che qualora dovessi diventare sindaco, il mio stipendio sarà lasciato a disposizione, si vedrà al momento delle necessità dell'amministrazione per poter fare qualche cosa di utile o per l'amministrazione o per altrui persone. Quindi in qualche modo verrà comunque devoluto o messo a disposizione? Messo a disposizione, perché questo qui ha parlato, detto in tempi non sospetti. Prima, già nelle settimane scorse, è vero. Parlando invece di un altro tema che ha sfiorato il candidato di Camaiore, la parola ballottaggio. È vero, su Forte dei Marmi non ci sarà il secondo turno, però secondo lei ci potrebbero essere alchimie particolari fuori dalle liste, diciamo, ufficiali? Probabilmente sì, però mi riallaccio a quello che ti ho detto prima, che io vado avanti per la mia strada, perché noi possiamo tranquillamente dire di essere un gruppo totalmente estraneo ai vecchi giochi di palazzo, così capiscano tutti, e spendiamo tutti noi la nostra faccia, il fatto di non avere scheletri nel cassetto, il fatto di non dover rispondere a nessuno, partiti compresi, delle nostre azioni. Chiudiamo questa parte dedicata più alla politica, parliamo di temi forse più vicini ai cittadini, come quello della sicurezza, che è proprio un tema che rimane al centro della vostra campagna elettorale. E sul tema della sicurezza in realtà un po' tutti i candidati si sono espressi in queste settimane, in questi primi mesi di campagna elettorale. Su quale aspetto però vorrebbe agire di più? Allora, come giustamente hai fatto notare, tutti adesso sentano il problema della sicurezza. Anche chi è stato da due mandati ad amministrare il nostro comune.
Il problema della sicurezza praticamente è una richiesta quotidiana che io ricevo costantemente, tutti i giorni, o di cui io parlavo tutti i giorni prima di prendere questa strada qui, con i nostri, con i miei concittadini, amici, conoscenti. Noi intenderemo sicuramente adottare in particolar modo a riguardo del commercio illegale di extracomunitari che a nessun titolo svolgano quello che svolgano avendo conquistato di fatto in particolar modo il centro del paese e le spiagge quando sono attive. Useremo una tolleranza zero facendo un piano. Ho già avuto degli incontri con chi è esperto di questo settore, integrato, equalizzato fra le varie forze dell'ordine, polizia, carabinieri, polizia municipale a cui si può dare determinati incarichi, guardia di finanza e guardia costiera, capitaneria di porto, per andare quotidianamente a intercettare questo tipo. Poi chiaramente fare un discorso di un H24, cioè 24 ore su 24, presenza fisica di chi è preposto a queste funzioni sul territorio. Poi successivamente, al di là che avremo in eredità qualche telecamera, guarderemo anche di vedere eventualmente quello che ci lasciano. In realtà più che qualche sembrano tantissimi da quello che hanno annunciato in questi giorni. Sembrerebbe di sì, no, probabilmente dovremmo girare qualche reality a forte con tutte queste telecamere qui, non so, però stiamo a vedere. Noi personalmente diamo molta, e io in maniera sempre più convinta, interloquendo con chi di dovere, nella presenza fisica sul territorio. Presenza fisica delle forze dell'ordine ovviamente, che sono la base della sicurezza, come la Polizia di Stato presente con un distaccamento a Forte dei Marmi, e ieri è stata la giornata, almeno in provincia di Lucca, della festa per i 165 anni. Vediamo com'è andata. Celebrato al Teatro del Giglio il 165esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. All'esterno del teatro era esposta anche la nuova Lamborghini LP610 con livrea della Polizia. Anche quest'anno il tema della cerimonia era riassunto in due parole: esserci sempre, formula che testimonia la costante presenza della Polizia di Stato a difesa dei cittadini, delle libertà civili e dei diritti democratici. Dopo la lettura dei messaggi, tra i quali quello del Presidente della Repubblica, il questore Vito Montaruli ha illustrato le attività svolte quest'anno dalla Polizia sul territorio della provincia di Lucca. Tra i numeri da segnalare, i 166 provvedimenti di espulsioni di immigrati clandestini. Solo 18 di queste espulsioni però si sono tramutate in accompagnamenti alla frontiera. Per tutti gli altri è stato invece emesso un ordine di allontanamento dal territorio nazionale. Da segnalare anche che nel corso della sua attività la Polizia Stradale di Viareggio ha sequestrato ben 181 kg di droga e la Polizia Postale ha denunciato 110 persone per i reati di pedofilia, pedopornografia e truffa. La cerimonia si è conclusa con la consegna dei premi al personale che nel corso dell'anno si è distinto per particolari operazioni. È stata dunque anche l'occasione per un bilancio della Polizia di Stato. Ne parliamo tra un attimo con Giampaolo Bramante, ci dobbiamo fermare per pochissimi minuti di pausa. A tra pochissimo. Eccoci di nuovo insieme, seconda parte di Diretta Versilia, con noi in studio ospite il candidato sindaco a Forte dei Marmi Giampaolo Bramanti, lista Legati al Forte. Abbiamo visto poco fa in un servizio la festa della Polizia di Stato, 165 anni, l'occasione per un bilancio dell'attività anche per i gesti di encomio, ovvero ringraziamento a chi si è distinto. Vale la pena un pensiero anche rivolgerlo, come hanno fatto ieri al Giglio, con un riconoscimento speciale anche alle forze di Forte dei Marmi del distaccamento di Vittoria Puana, per aver risolto, come ricorderete, nel giro di poco tempo, furono pochissime settimane, quel giallo, l'omicidio di Luana Mariani, la signora che fu rapinata e poi uccisa in casa in via Wiener al Forte. C'è stato proprio un encomio, tra l'altro, nei confronti di un poliziotto. Poliziotto praticamente è un Forte dei Marmino a cui io gli faccio
da amico, perché lo conosco praticamente da quasi quando è nato. I miei complimenti a Andrea Cappellano per il lavoro e la dedizione che dà tutti i giorni nel suo corpo e l'attenzione, perché tantissime volte lo vedo in servizio, l'attenzione che mette in quello che fa. E sicuramente ieri è stata l'occasione giusta anche per ringraziare da parte delle istituzioni. Un dato che è emerso dal bilancio che abbiamo sentito nel servizio di Egidio Conca riguarda anche le espulsioni, 166 in provincia di Lucca, si intende, di cui però solo 18 di persone poi accompagnate effettivamente alla frontiera. Ora, questo è un tema probabilmente di respiro nazionale che potrà difficilmente gestire un sindaco, però ci si ritrova a fare conti anche con questa realtà in cui le forze dell'ordine, anche quando ci sono, poi ci ritroviamo, no? Chi viene espulso di nuovo sul territorio. Sì, questo è vero, però si sente parlare adesso del DASPO con cui i sindaci possono fare qualche cosa, e indubbiamente questo qui è un problema che va affrontato seriamente per cercare di arrivare a una conclusione logica di questo percorso, di questi personaggi che hanno l'espulsione, che c'è da essere, dal discorso che facevo prima, in maniera integrata e equalizzata, lavorare con chi, questori, prefetti o chi è preposto, per arrivare a un fine. Lei poco fa diceva attenzione sulla questione dell'abusivismo commerciale, sulla presenza di venditori illegali al Pontile, mi viene in mente soprattutto, ma anche sul lungomare, nel centro, altre zone, ma non si rischia un po' di puntare dito contro non tanto una categoria ma persone di nazionalità straniera e di dimenticarsi del resto? No. Allora, il discorso non è tanto in qualità di persone straniere, qui stiamo parlando di persone che svolgano, chiamiamola fra virgolette, un'attività commerciale totalmente illegale. Noi tutti come cittadini italiani siamo obbligati a sottostare a determinati leggi e regolamenti, e non riesco a capire, fatemi capire, perché queste persone hanno la possibilità di fare liberamente, tranquillamente, alla luce del sole, quello che a noi non viene concesso. Quindi non è una questione di nazionalità, ma di nella rispetto delle leggi. Di rispetto delle leggi, perché partiamo da lì. Io nel mio linguaggio forte di Marmino dico sempre: il metro deve essere uguale per tutti. Detto questo, mi riallaccio, perché non ho completamente chiuso il discorso sulla sicurezza, che la sicurezza non è solamente questo problema qui. La sicurezza è il controllo del territorio nel todo, a 360 gradi, perché ci sono gli scippi, ci sono i furti, certo, nelle case. Ecco, non vorrei essere frainteso che semplificare io, tutto, esatto, al, intendo solo all'abusivismo questo, fermo restando che sono totalmente convinto che la presenza, solamente la presenza delle persone preposte, delle forze dell'ordine preposte, è il miglior deterrente possibile e immaginabile. Con questo è chiaro, sarei San Pietro e Paolo, come mi ha chiamato, certo, qualcuno, se fatto questo neanche più un furto, neanche più uno scippo, ma sono fermamente convinto che otterremo degli ottimi risultati. A proposito di presenza di forze dell'ordine, il comune gestisce ovviamente la polizia municipale e si parla di, in ottica comprensoriale, di unificazione e coordinamento, come hanno fatto altri comuni, tra i vari comandi. Forte dei Marmi finora ha detto no, lei cosa direbbe? Io personalmente sono totalmente contrario, perché a parte che a unificare o coordinare, a unificare, a fare un comune unico in alcune cose, mettendosi a tavolino, fatemele capire che se funzionano possono essere fatte, però in maniera così via tutti insieme, come Forte dei Marmino, ancora prima che come candidato sindaco, sono totalmente contrario. Lei dice: mi devono convincere bene che porti dei benefici. Mi devono convincere, anche perché chiaramente, come vi potete immaginare, a determinati atti, a determinati incontri o colloqui non ho mai partecipato, fatemi vedere.
Certo, però concettualmente no, posizione contraria. A proposito di polizia municipale, quindi mi viene da parlare un po' di viabilità del territorio, ora si va verso la bella stagione, ricomincerà probabilmente anche la versione estiva della viabilità cittadina con vari sensi unici, un tema che negli anni ha diviso sicuramente provvedimenti che l'amministrazione si è detta costretta a prendere per cercare di regolare meglio il traffico delle auto e venire incontro anche alle esigenze dei turisti. Però resta sempre il tema centrale, forse anche in questa campagna elettorale, ripetere i sensi unici che un po' al labirinto si manifestano l'estate oppure no? Cosa si dovrebbe fare? Allora, io qui vado a attingere alla mia memoria storica, perché purtroppo qualche anno, qualche stagione l'ho vista passare, dico ai miei amici sempre, la roba bianca che ho in testa non è neve. Così come ci hanno imposto la viabilità negli ultimi anni, io la trovo, scusatemi la parola, ma la trovo demenziale, perché sono in particolar modo nella parte sud del paese, di conseguenza al divieto di transito in una direzione della via 20 settembre hanno scaricato tutto il traffico, che non è indifferente, specialmente o nel periodo estivo o nei giorni, vediamo ora il ponte di Pasqua, su strade non idonee a sopportare e ricevere quel flusso di macchine lì, per poi scaricarle in una stradina, perché tale è, per uscire e andare al casello autostradale o oltre, con dei disagi enormi, perché sono andati a incidere in maniera importante e violenta in zone che fino a qualche anno fa erano considerate delle oase di pace. Stesso dicansi per la parte nord del paese. Abbiamo delle strade tipo la via Michelangelo, la via Versiglia, la via Francesco Carrara, che sono come la via 20 settembre, sono praticamente nate, sono dei collettori ormai disegnati. Sono degli assi di collegamento. Degli assi di collegamento. Lì bisogna anche andare a sentire i residenti cosa ne pensano o meno, anche se nella maggior parte dei casi non sono assolutamente contenti di quello che è stato fatto, che gli è stato imposto, la parola esatta. Stesso dicasi per andare a trovare dei parcheggi alternativi, chiamiamoli scambiatori, per poter poi veicolare le persone con dei transfert o quello che ci andiamo a inventare, in maniera di alleggerire il carico di macchine che arrivano, qui sto parlando di un traffico pendolare dalla mattina alla sera, a ingolfare e intasare il forte. Poi parliamo delle rotonde che da una vita ci sono state promesse, quelle sulla via di scorrimento, che in particolar modo sono le due rotonde, la prima al primo semaforo quando uno esce dal casello, che è la via Giglioli con la via Vico, e la seconda è quella con via 20 settembre e con via Vico. Mercoledì relativamente normale di bel tempo, c'era in uscita già in autostrada la coda alle ore 9:30 di mattina. No. Quindi in piena stagione, in estate, è chiaro che il traffico... Vi potete immaginare quello nei momenti di punta che succede con un semaforo posizionato in quella maniera lì, che fa da tappo a uno scorrimento normale. Ora va detto che una delle due rotonde è vicina ai cantieri, perché dovrebbero partire al più tardi per l'estate, fine estate ancora i tempi devono essere chiariti, mentre per l'altra rotonda, quella di via Giglioli, il comune ha spiegato che ci sono state delle difficoltà nei accordi con SALT per questioni idrogeologiche del fossato che attraversa la strada, però insomma i tempi li hanno lamentati in parecchio. Federico, io faccio una domanda. Prego. Ti do del tu, a certo. Te o a loro, 10 anni? È la stessa domanda che abbiamo rivolto al sindaco quando è venuto qua. I tempi della burocrazia, ha spiegato, sono stati... E io ripeto, 10 anni. Quindi secondo lei sono troppi, insomma. Giudicheranno i cittadini. Vedremo. Allora, volevo parlare di sport intanto. Partendo dai risultati, ieri è stata una giornata di calcio locale per la Serie D. Il Real Forte Querceta ha vinto, il Viareggio ha pareggiato. Sentiamo allora com'è andata.
Il turno pretrasquale del campionato di Serie D è stato caratterizzato da alcuni risultati che in pratica hanno riaperto il campionato sia in chiave promozione che per la retrocessione. Il Viareggio ha pareggiato al Sesti Levante 1-1 dopo la bella vittoria interna con la Fezzanese. La squadra di Carlo Bresciani è passata in vantaggio con Aliboni subentrato a Bacher nella ripresa, subendo poi il gol di Mobilio per il definitivo 1-1, dopo che Cipriani aveva effettuato alcune parate determinanti. Alla ripresa del campionato il 23 di aprile i bianconeri riceveranno allo stadio dei Pini il Real Forte Querceta, che ha superato fra le mura amiche la Lavagnese 1-0 grazie alla rete di Chianese al 14° del primo tempo, che ha regalato 3 punti preziosi alla squadra di Pagliuca. Ha esordito con un pareggio 2-2 il neo tecnico del Ghiviborgo Pascucci, che ha preso il posto di Amoroso nella gara con il Montecatini, con i gol di Russo al 23° e di Baretta al 33° del primo tempo per i padroni di casa, poi la rimonta degli ospiti con Burato all'11° del secondo tempo e di Cela nel finale al 43° che ha fissato il definitivo 2-2. Una curiosità: Pascucci era impredicato di sostituire Giuli sulla panchina del Viareggio se fosse rimasto il direttore sportivo Bruno Russo. Dopo la sosta pasquale, la squadra è attesa dalla lunga trasferta sul campo dell'Argentina. Questi dunque i risultati sportivi che vi abbiamo appena aggiornato con le immagini. Ne approfittiamo per parlare di sport, perché Forte Remarmi, tanto il Real Forte Querceta che ha vinto, insomma, quindi sarà sicuramente sempre una buona notizia per sportivi e non cittadini, però Forte Remarmi è anche luogo di eccellenze sportive, oltre al calcio, ma c'è senz'altro l'hockey su pista, il tennis, insomma in questi anni qualche bella soddisfazione i Forte Remarmini se la sono tolta. Però sul piano del sostegno allo sport, di impianti sportivi, a che punto si? Allora, io posso tranquillamente e serenamente affermare quello che ho detto fin dall'inizio, che per me andare incontro alle esigenze delle società, chiamiamole minori, così inquadriamo il problema del calcio, c'è la pugilistica, ci sono altre, l'atletica, è importante, importantissimo, soprattutto perché c'ha un ritorno sul sociale. Cosa voglio dire? Voglio dire che se noi andiamo a incentivare con tutto quello che possiamo fare, anzi di più di tutto quello che possiamo fare, diamo la possibilità di un percorso ai nostri giovani che li allontana da eventuali problematiche che purtroppo quasi quotidianamente abbiamo davanti agli occhi. Questo qui si può fare semplicemente incrementando, mettendogli a disposizione delle strutture in maniera gratuita per convogliarli. Poi chiaramente è facile parlare dell'hockey, campione d'Italia, è facile parlare del tennis. Questo qui è tutto un percorso che va ampliato, seguito, aiutato, che può... Fatto il discorso di tennis anziché hockey, calcio, con eventi sportivi mirati, soprattutto andando a intercettare lo sport giovanile, può destagionalizzare anche il nostro turismo, sì, che sociale e turismo e sport. Noi siamo in chiusura, dobbiamo chiudere qua, il tempo è terminato. Io ringrazio il candidato sindaco Gianpaolo Bramanti per essere stato con noi. Auguro ovviamente buon lavoro per questi mesi, sono ancora un paio di mesi di campagna elettorale che è appena entrata nel vivo. Grazie a Bramanti, grazie a voi per averci seguito. Diretta Versilia torna dopo la pausa pasquale martedì. L'informazione stasera con il telegiornale alle 18:25. È tutto, buona giornata. Grazie.